forse scivola, eh. C'ho una capacità di movimento con questo vestito, veramente ne esiste. Che bionda, del resto. Venite dalla Fagnani, ragazzi. Ma venite dalla Fagnani, ma tu, tutte queste storie che fanno. La più belva di tutte. Belva? Che belva si sente? Era sorpreso dalla domanda. Mi dice un suo pregio, quello che la qualifica di più. Quello di saper sopportare questa trasmissione. Con la chirurgia estetica lei è qualche volta... Io è non stata mi sono sempre... mai fatta niente. Lei è cattivo o buono e noioso? No, buono e noioso no, sono meglio. Un po' stronzetto, oh, sì. Benvenuto. Lei risulta più simpatica o più antipatica? Ma io mi sono cantata come l'antipatica e la bella. E un po' le piace. Si è divertita quando ha fatto la copertina di Playboy nel 77? Bella, eh? Buonasera e benvenuta. Che belva si sente. Eccoci qua, domani martedì, no, dopo domani, il 2 aprile alle 21.25 su Rai 2, torna una nuova stagione, una nuova edizione di Belve. Ed è con noi la regina Francesca Fagnani. Domenica ti hanno baciato tutti. Tutti, come l'acqua sentiera. Abbiamo santificato la Pasqua. Ma hai visto che meraviglia sti ragazzi? Uno spazio bellissimo. 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 Davvero, sì, sì. Dobbiamo andarci a Pizza. Ci dobbiamo andare, sì. Abbiamo deciso che ci andiamo tutti quanti. Facciamo proprio una bella improvvisata a questi ragazzi, ne vale la pena. Sì. Senti, ma un successo pazzesco, Francesca, però, davvero, con queste belve. Ma come è nata l'idea di belve? Tanto per me belve è un complimento, lo dico sempre quando invito le persone guardandoti negli occhi, perché io qua ho portato no, i ferri del mestiere. Te, amore. Ma belve è un complimento, sì, perché certo. Sono donne che rivendicano il loro percorso, che hanno avuto successo o hanno sbagliato per merito o per colpa loro, donne non gregarie. Senti, ma come mai vengono tutti a farsi intervistare? Non tutti, hanno tutti, paura di te? Tutti, tutti? Beh, quasi tutti. E continuo a guardarti negli occhi, perché io farei una piccola preparazione atletica. Dai, oggi. Fammi... Posso? Dai, fai quello che vuoi, vai. Ai, 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 allora... Ragazzi. Me la so cercata però, eh. Non ti faccio... Anzi... Entro nel lei, entro di sì. Lei. Non le faccio... Dai del no, lei, del lei tutti. Che tengo le distanze. Ah. Non le faccio la domanda di rito perché sono ottimista, me la tengo perché hai visto mai, magari viene. Mara Venier, 50% la Maretta de Venezia, 50% la hippie di Campo dei Fiori. Che fa di hippie? Nella che fa? Che di fa? Hippie. Tutto. Tutto. Sono rimasta quella. Cammina scalza. Sì, cammina scalza. No, ma hippie, hippie però è un pensiero, è un'idea. Non è... Non omologata. Non è una cosa fisica. Scalza è un dettaglio. Scalza siamo tutte scalze. Ma essere hippie, figlia dei fiori, io lo trovo meraviglioso. Lo ero allora e lo sono adesso. Oh, evviva. Solo che c'è un po'... Sto meglio di prima, insomma, no? Perché due lire le abbiamo guadagnate. Prima ero figlia dei fiori. E basta. Tu cure, basta. Tu cure. Ragazzi, il livello è alto perché con lei... Molto bene. Adesso, poi... con lo champagne. Sì. Da piccola lei voleva fare la suora. Sì. E ci credeva talmente tanto che ha anche vinto un premio in catechismo. Sì. Ma siccome invece a casa giustamente non ci credevano, non vi siete nemmeno presentati alla premiazione. Diciamo che in famiglia le hanno un po' tarpato le ali come aspirante suora, peccato? Sì, mia mamma non ci ha creduto perché ero talmente un capobanda, ero la capobanda dei figli dei ferrovieri e ero un maschiaccio. Quando ho vinto il primo premio in prima elementare,
Don Gino Trevisan ha avvisato la famiglia, mia mamma, e lei non ci ha creduto e non mi ha portato in patronato alla premiazione. Il giorno dopo Don Gino è venuto a casa con la targa, che poi ho cercato prima di... non l'ho mai più trovata. E ha detto, ma perché non è venuta? Ha vinto. Non ci credeva e lei nessuno. Non ci credeva che io avessi vinto il primo premio di catechismo, esatto. Perché ero un diavolaccio. Poteva diventare madre badessa. E poi volevo diventare, sì, suora, perché sempre in prima elementare io avevo una maestra che si chiamava Madre Zelinda. Ma perché ti devo raccontare tutte queste robe? No, io... Ma scusa, sono entrata nella parte. Ah, oh, so io che devo intervistare te. Altre però. Due, altre due. Sì, Madre Comunque. Zelinda. Volevo essere Madre Zelinda, e molto niente. Bene. Però, visto che, diciamo, non è diventata suora, invece a 17 anni è rimasta incinta. Sì. E se... mi ha preso un'altra strada. Però Don Gino non mi voleva sposare. E infatti, è vero, non la voleva sposare perché dice sembrava più una prima comunione che un matrimonio. Comunque, la prima notte di nozze, Francesco prende e se ne va perché voleva diventare attore. Ma tu veramente vuoi sapere? Io so. Scusa, ma vengo a Belve così mi pagano pure, ma non ho capito perché. Visto che date un sacco di soldi, io vengo a Belve. Io mi sono portata avanti con lavoro. No, non ho avuto la prima notte di nozze perché l'avevo già fatta. Quella è stata la delusione della premiazione da suora, capito? Cioè è stata la reazione. Sì. No, è che è successo tutto così... Veloce. Veloce, non mi sono manco accorta, devo dire la verità. E ride. Che è un altro bel complimento. Cioè è tutto così molto improvviso. Comunque, a un certo punto lui voleva... Tu in due parti, no? Lui voleva... Ma non deve ridere, un'intervista seria. Lui voleva fare l'attore. Sì. Lei lo accompagna a fare i provini e invece, per caso, scelgono lei. Lui parte e mi lascia il primo giorno del matrimonio, la sera. E lui dice, io vado via da Venezia perché voglio andare a fare l'attore a Roma. Ma io non lo sapevo. E lui prende la macchina e parte e non lo vedo più per molti mesi. Un po' il viaggio di nozze da Ippo. No, ormai proprio niente. Io rimango a Mestre a casa dei miei genitori, poi nasce Elisabetta. Io sono sposata a giugno, Elisabetta nasce a ottobre e neanche lì si fa vedere, neanche lì. Viene molto tempo dopo. E poi riparte, io rimango con la bambina a 17 anni, insomma così molto, molto, molto criticata anche, no? Cioè era un po' uno scandalo in quegli anni lì, no? Rimasta da sola. E poi l'ho raggiunto io dopo un anno, l'ho raggiunto per chiedere la separazione, perché ho detto vabbè ormai sono da sola, io sono rimasta a Venezia, e lui stava facendo dei provini e io non vado a fare il provino. Conosco questo regista che nel frattempo era diventato un amico, vede me e prende me per fare questo film. Insomma, la storia siamo, è così. Francesco abbiamo No, la verità è che io sono arrivata a Roma per chiedere il divorzio e la separazione, ma mi sono innamorata di Roma. E ho detto voglio rimanere qua. È diventata pure attrice, ha fatto anche diversi film. E a un certo punto addirittura Vittorio De Sica e Streller la invitano a lavorare ho fatto per il loro. Provino. Provino per... Però lei sceglie Jerry Galà. Lei è strana, eh? Cioè la invita De Sica a lavorare con lei. Strella. De Sica fa un provino. Bello Jerry Galà. A me per il giardino dei Finzi continui. Allora tutti facevano i provini con la Vides. E lui mi vede ed era molto interessato. Il provino mio era andato molto bene. Solo che c'erano molte scene di nudo in quel film meraviglioso, Il giardino dei Finzi Contini, e io allora ero molto timida, allora. Mentre adesso... Poi invece ne ho fatto un altro film e mi sono spogliata, penso. Per Jerry Galà, no? No, era un film d'essè, un film d'arte. Cioè, nel senso, una scena col seno nudo, poi ero molto magra, manco se vedeva il seno, poi si è sviluppato, ma tutto vero. Ma basta, non te voglio raccontare nient'altro. Guarda quante. No, basta. Dai, ecco qua. Allora, pubblicità e poi torniamo. Preparate il filmato di Belve. Guarda, sono già tutta sudata. Guarda. Io non posso parlare di me, mi sento male. E mi innamoro di domenica.
pubblicità. Indovina chi porta la protesi. Ha indovinato chi? Con Cookie Dent non si nota la differenza, perché dà una tenuta 10 volte più forte alla tua protesi. Cookie Dent, bello mordere la vita. Non potrai resistere al Gran Crispy McBacon. Carne 100% da allevamenti italiani, bacon croccante e l'inconfondibile salsa. Provalo anche in versione chicken. Quindi, dove andiamo in vacanza? Oh, aria di montagna. Mare, mare, mare. Arte. Raga, un po' di divertimento. Passeggiate nel verde, buon vino. Io guido, io decido, eh? Montagna. Cultura. Divertimento. Mare. Silenzio. Ho la soluzione. Friuli Venezia Giulia. Alla fine decide sempre lei. Meno male. Tutto il potere rimpolpante dell'acido ialuronico nel nuovo Siero Garnier Hyaluronic Aloe. Una formula altamente concentrata, efficace dalla prima goccia e clinicamente testata per una pelle intensamente idratata, più rimpolpata ed elastica. Nuovo Siero Hyaluronic Aloe. Da Garnier, naturalmente. Ti ha conquistato sulla Terra e lo porteresti con te anche sulla Luna. App e serie TV da scaricare con Wi-Fi integrato. Per un intrattenimento spaziale. Microfoni senza filo e casse così potenti da raggiungere ogni angolo dell'universo con tutte le canzoni che vuoi. Canta tu karaoke, canta come e dove vuoi tu. Giochi preziosi. Per la tua tenda da sole, scegli un tessuto ecosostenibile. Scegli Tempotest Starlight Blue. Tempotest, da più di 100 anni, nelle case degli italiani. E ora? Dash Power Pods, pulito e impeccabile anche a freddo e in cicli brevi. Così si risparmia. Macchia sparita. Bolletta alleggerita. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink. L'aspetto sarà quello che è. Ma è il miglior detective di tutta Italia. Un clandestino. Edoardo Leo è solo il clandestino. Da lunedì 8 aprile 21:30, Rai 1. Insieme a Tullio Solenghi, a Paolo Conticini, ma anche a Giada, sua moglie, e non solo. Poi verrà a trovarci un amico, Neri Marco Re, per parlare del suo ultimo lavoro e una storia veramente bellissima di rinascita. Dovete guardarci dopo il TG1. Auguri! Teniamoci così, dai, Francesca. Continuo o vieni a Belve? Proseguo o vieni a Belve? Io mi manterrei vergine da questo punto di vista. Che sarebbe una notizia? Teniamoci vergini, tutte e due, sì, e continuiamo il discorso, non si sa mai. Teniamoci vergini e parliamo di questa edizione, un grandissimo successo, dai. Inaspettato. Sono molto contenta. Forse inaspettato, Francesco. Inaspettato totalmente, ma io ancora adesso mi meraviglio dell'affetto che circonda questo programma. Ma poi sì. ti sei entrata con i giovani, TikTok, i video, le robe. Cioè, davvero un successo travolgente. Sono contenta di aver agganciato i ragazzi, non so nemmeno per quale strada, per quale via, però l'ho agganciati, sono molto felice. Perché sei molto simpatica, perché le tue faccette dicono tutto, anche quando non dici niente. Cioè, il tuo modo di essere, e sei abbastanza unica, no? Nel modo di proporti.
Ti faccio vedere adesso in un filmato, perché sei davvero, quando io prima ho detto vengono tutti da te, ed è vero, c'hai degli artisti. È diventato più facile, all'inizio era un po' più complicato ovviamente, no? Perché era un modo che sembrava un po' rude, che non è di intervistare, adesso invece insomma vengono sapendo dove arrivano. È un modo diverso, è proprio quello secondo me che colpisce lo spettatore, è un modo diverso e anche da chi si fa intervistare, sì. È un modo diverso. Arrivano con un approccio diverso anche loro. Alcuni arrivano terrorizzati, sì. Mi hai detto, no? Sì, ma ho visto gente che prendeva il whisky prima di entrare. Parietti, si è fatta un whiskino. Poi chi altro? Isabella Ferrari mi ha detto Isabella Ferrari tremava, ma tantissimi, eh. Ma perché hanno paura di ma te? Ma perfino il vice premier Salvini che verrà martedì non era nelle sue vesti classiche, no? Sempre un po' più impettito. No, aveva un approccio diverso. Ma ti chiedono mai di sapere qualche domanda all'inizio, prima? All'inizio croce tutti e poi mi chiedevano i tagli dopo. Adesso devo dire no. Hanno capito che funziona così, che andare anche senza paracadute è tutto sommato un'operazione simpatia, perché anche se inciampi, Belve è il tempio dell'imperfezione, funziona anche inciampare. Cioè. A casa coi fenomeni, ma chi si riconosce? Siamo tutti imperfetti, no? È questo secondo me proprio l'appeal, sì, di questo programma. E poi ci sei tu, perché il tuo modo di essere, il tuo modo di proporre, il tuo modo di intervistare. Allora, in questo filmato mando un piccolo antipasto di quello che succederà il 2 aprile, ok? Lei ha detto, purtroppo sono sempre stata etero. Io sono arrivata a un'età dove non me ne frega più niente di niente, sono un bella casta ancora. Hai casta? Da qualche anno sono bella casta. Da quanti anni? 10. Bella cifretta. Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po'. Lei prima si presentava così, ciao sono Carla, non sono fedele, non essere fedele con me perché me ne frego. Sì, ma ancora adesso me ne frego un po', per me l'adulterio è una cosa che succede. Quindi lei, diciamo, non credo sia successo, non so se è successo all'interno del suo matrimonio, ma comunque lo sopporterebbe? Sì, lo sopporterei. E le è mai capitato di vivere momenti se fosse un adulterio così fisico, cioè se mio marito si innamora non lo sopporterei, non lo sopporterebbe neanche lui. Quindi non è mai capitato? Non lo so. Questa è la prima puntata, e poi c'è anche Salvini, no? E poi ci sarà Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni. Hai registrato Federico Fedez? Sì, abbiamo registrato Fedez. Come è stato? Due giorni fa. È molto intenso, molto intenso. Come lui. È molto loquace, insomma, diciamo, è arrivato disponibile, è stato molto generoso nel raccontarsi. Fra tutti quelli che ha intervistato, c'è stato qualcuno di più difficile? Ma io dico sempre che quando, diciamo, sono un po' più rudi con me, a me la litigata non mi spaventa e poi non avviene mai praticamente. Con Guerritore c'è stato un po' di tensione, mi no? Mi ha odiato, credo, la Guerritore. Però tu eri contenta, disgraziata. Io tutta contenta. Tu hai detto che bella intervista, pure con Asia. Pure con Asia, sì, perché è importante che si crei un rapporto. A me quando manca l'empatia da una parte e dall'altra, capito, a me mi uccide la noia, non l'antipatia. La noia è peggio. È peggio, no. La noia è peggio di qualsiasi di altra cosa, ti posso di dire. Tutto. Ma proprio nella vita. Sì, nella vita. Nella vita è così. Meglio avere un carattere che, appunto, no? La quiete. Senti, abbiamo finito? Sì, sono le 5. Sicuri? Dai, fammi l'ultima, se vuoi. Ma no, tienla. E allora vieni. Teniamoci vergini. Teniamoci vergini. Vengo. Però sbrigati, perché vergini... C'ho l'uovo per te. Grazie. Allora, Belve con Francesca, questo è per te. Grazie a te, Francesca. Grazie, Mara. Sentiamo. Tu già arriviamo. Dai tu, vieni qui, già, no. Dai tu l'annuncio, fai. C'è come se fosse, sì, ho visto tutti i chuck sbagliati lì. Non lo so fare, quindi... Dai, invita il pubblico. A tornare qui, perché adesso c'è la pubblicità. Oh.
Non c'è la pubblicità, no. Non dovete andare. Devi dare l'appuntamento per il tuo programma. Ah, ma io pensavo che mi stavi chiedendo di dare pubblicità perché sbaglio sempre a darla. No, amore. Ma allora appuntamento ci vediamo martedì sera alle 21, vedi che sbaglio, alle 21.25 su Rai 2 con Belve. Ok. Ah. Francesca Fagnani! Grazie. No, niente pubblicità, eh? No, rimanete, no, perché rimanete. Adesso c'è Salda Vinci, quale pubblicità? Esatto, rimaniamo.